Ancora assente dalla cabana in Riviera Caboto la barca dei vigili del fuoco di Chioggia. Ne parlavamo lo scorso 17 gennaio, un paio di settimane fa. Il motoscafo APL, autopompa lagunare in dotazione ai vigili del fuoco di Chioggia, era stato dato in prestito al comando di Venezia, dove i natanti sono indispensabili per gli interventi. I mezzi non possono giungere sul posto in altro modo se non sull'acqua. Ma non è che al comando di Chioggia il motoscafo sia stato dato per bellezza, anche nel nostro territorio. Per alcuni interventi il mezzo acqueo è indispensabile. Non avere disponibile il motoscafo potrebbe fare la differenza in alcuni casi. Il prestito del mezzo doveva tamponare un'emergenza, non dilungarsi quindi per troppo tempo. Nel 2021 l'APL ebbe necessità di un intervento di manutenzione per il quale venne portato a Venezia in cantiere. Nel periodo in cui non era disponibile ci fu un incendio in un barchino che stazionava sotto il ponte che porta ai Maestri del Lavoro, quello sul quale ora si sta svolgendo un intervento di riqualifica. I vigili del fuoco all'epoca ebbero difficoltà a spegnere l'incendio, privi com'erano del mezzo acqueo. Non ci si può affidare la sorte. Se il nostro territorio, per la sua conformazione, necessita di mezzi di terra ed acqua, devono essere disponibili. Già dover far giungere l'autogru dal comando di Mestre quando serve impone dei ritardi negli interventi. Figurarsi se si deve attendere che un motoscafo giunga da Venezia. Profumi per lei, per lui, per il corpo, per l'ambiente, alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni. Fragranze accese, delicate, per il tuo relax, per richiamare il sonno, per darti vigore, energia e carica. Profumi ed essenze per gli ambienti in cui vivi, con il pratico diffusore. Alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, Chioggia, aperto le domeniche mattina.